voglio darvi il benvenuto al nuovo locale. Volete venire con me? Ma lo sapete io dove mi trovo stasera? Mi trovo a Osteria Primo, che si trova a Via Formellese Sud, uscita Cassia Bis, Formello Olgiata. Io stasera ho voglia del pesce e qua di pesce ce n'è, ed è fresco pure, però ce ne sono anche altre cose. Venite con me, andiamo a mangiare che c'ho fame. Venite, venite, corriamo, dai, presto, cameraman. Amici dei locali di Roma, ci troviamo all'interno del ristorante Osteria Prima. Voglio presentarvi il titolare, che si chiama Peretti Nazareno, e anche il mitico, la sua voce è formidabile, dai brividi, ma ha pagato per dirlo, eh. Allora, io intanto grande Nazareno, io sono Pinazzardo. Azzardi pure. La mia vita è stata un azzardo da... Pensa, andava nella pancia di mia madre, già era un azzardo. Lui è il del nord, si sente che è del nord, eh? Io ti lascio mezzo secondo, voglio fare una domanda a lui, piccola, piccola, piccola. Però non arrabbiarti. Che azzardo a fare... No, io... Nasci non vale. No, io azzardo a fare una domanda di qua. Sembra banale la battuta. Allora... Lui è proprio così, è spontaneo, non è che ha un discorso molto che dice cose che non sente. Lui quello che sente lo dice. Il nome Osteria Primo, perché? Perché questa è un'osteria che viene da generazioni il nome Primo viene da mio padre, il famoso Primo, che ha lasciato poi l'eredità, diciamo, ancora vivo fortunatamente, ma ha lasciato l'eredità a me. Si passa generazione in generazione, tuo padre, tu e poi ci sta pure qua. E c'è mio figlio che sarà colui che speriamo e voglio in assoluto facci questo tipo di lavoro, questa bellissima cosa. Ricordiamo che qui si possono organizzare anche eventi privati, feste, compleanni, però bisogna prenotare, perché io personalmente per venire a cena qua ho dovuto fare fila 2 ore fuori. Non è possibile, però mi potevo passare avanti. Ricordiamo il numero, lo vuoi dire il numero? Il numero di Osteria Primo è 06 90 75 183. Preferibile sempre prenotare. Preferibile prenotare, in modo che avrete il vostro tavolo. Il miglior tavolo, chiaramente. Adesso passo un attimo, azzardo ad andarmi qua, azzardo. Ricordiamo che il venerdì sera ci sei tu con la tua musica, la tua voce. Ci siamo inventati questa cosa, noi già la facevamo tantissimi anni fa con Nazareno, praticamente un rapporto di lavoro che dura da credo 15 anni. Nazareno, noi facciamo questo. Di pochi? Sì, no, 15 anni, una parte di vita l'ho passata all'Osteria Primo. Non sono parole, dice uno lavora qua, credetemi, qui ancora si assaggiano piatti tradizionali, genuini. Lui, io lo definisco l'imperatore di questo posto, Nazareno. Io prima, scusa se ti interrompo, prima gli ho detto, eravamo fuori, gli ho detto tu sei il cuore e la mente, il corpo, l'anima di questo ristorante, perché io ho assaggiato il pesce ed era squisito, la pizza è da napoletana, vi dico che la pizza è proprio mamma mia, da Dio. Assolutamente, napoletano pure io, quindi voglio dire condivido con te questo pensiero, cioè la pizza è il plus, ma è la cucina curata nei minimi particolari e non è tanto per dire così, voglio dire. Sappiamo anche che c'è una pagina Facebook. Sì, abbiamo una pagina Facebook, Osteria Primo, dove ci saranno tutti gli eventi pubblicati e tutte le volte che faremo qualcosa di diverso dalle solite cose che facciamo tutte le settimane. Quindi venerdì sera, piano bar con un finale di karaoke, in famiglia lo chiamiamo noi, cucina curata, ogni giorno si cambia, quindi il cliente trova sempre novità. Maron, com'è bello oggi, ho mangiato diverso da ieri, ma com'è? È perché l'Osteria Primo è così, cambiamo.
Eccoci all'Armando 123 in via Grotta Rossa 123. Andiamo? Seguiteci? Andiamo? Qui in compagnia di Sara e Fabiana siamo all'Hermand 123. Ciao a tutti. Ciao. Sara si occupa del pranzo, adesso ci spiegherà come organizza i pranzi. Sì, guarda, possiamo fare due cose. Allora, abbiamo sia la cucina romana, quindi cacio e pepe, matriciana, carbonara, insomma, chi ne ha più ne metta. E poi abbiamo anche una specialità vera e propria, insomma, che è da riconoscere per essere a Grotta Rossa, perché ricordiamo che Herman sta in via di Grotta Rossa 123, e la cucina bavarese, abbiamo una cuoca che si occupa anche di questo, e quindi abbiamo diversi tipi di würstel bavaresi, anche gli antipasti, le insalatone, insomma, tante cose diverse, quindi sicuramente se volete trovare un posto diverso dove mangiare potete venire qui all'Herman 123. Invece per la cena, Fabiana, raccontaci, dici l'apertura anche tu. Allora, noi apriamo alle 19.30, iniziamo con gli aperitivi, proseguiamo con la cena che mantiene ancora la cucina che ha il pranzo con i primi romani, con i panini e tutto il resto. Però abbiamo la pizza con il forno a legna, e iniziamo dagli antipasti con affettati misti, con le focaccine, fritti, e poi abbiamo anche, a parte i primi pasti e la pizza, abbiamo la, come ha detto Sara, abbiamo la carne danese, e continuiamo con le specialità anche la sera. Hermand 123, lo ricordiamo, a soli 10 euro un menù fisso con pizza, lattina, volontà, ha detto Fabio. C'è una bibita piccola, le patatine fritte e quanta pizza volete. Ok, veniteci a trovare, noi adesso ci andiamo a fare un giro. Ricordiamo i nostri contatti, le mail, se siamo su Facebook, e un numero di telefono. Chi lo dice? Sara o Fabiana? La cena, Fabiana. Allora, ci trovate su Facebook, su Hermand 123, scritto per esteso, altrimenti abbiamo un sito che è hermand123.it, e il nostro numero di telefono è 06 332 53 208. Ok, veniteci a trovare. Ciao! Tornati. Ma secondo voi io non potevo ritornare nei locali di Roma? Ci troviamo a via Ostiense chilometro 14, andiamo a Ostia o andiamo alle Palme? Andiamo alle Palme, vieni dai, vieni. Fermo, fermo. Fermo, basta, basta cantare. Voglio sapere da che te sei travestito. Da demone bianco. Tu un demone bianco? Voi ci credete? No, no, fai paura, fai paura, fai paura, fai paura, basta, fai paura, fai paura, fai paura. Ricordiamo al karaoke il grande Massimo Gorga, in arte Max. Erbandana. Qua siamo in compagnia di Minerva. Emozionata?
abbastanza. Ma siamo poche persone, siamo in famiglia. Ricordiamo che siamo alle Palme, ristorante, bisteccheria, pizza a forno a legna. Ci troviamo a via Ostense, chilometro 14. Vogliamo dare qualche indicazione un po' più dettagliata? A Vitigna, incrocio via Sarcina. Ricordiamo, il locale è strapieno, se vede sto a sudare, se balla, se canta, se fa tutto qua. Ricordiamo che qua bisogna prenotare per organizzare eventi o feste private. Ricordiamo un contatto telefonico. Sì, Alessio è il proprietario del ristorante, il numero è 393-566-2022. Però sappiamo anche che in settimana, perché noi non ci facciamo mancare nulla, noi dei locali di Roma, cerchiamo locali più in. Noi sappiamo che in settimana, il martedì qua c'è piano bar, intrattenimento musicale, il giovedì c'è il karaoke, mercoledì salsa. Anche la salsa si balla, oh, se canta, se balla, cioè se diverte, se, fa, se mangia, si fa tutto qua. Che cosa vuoi dire ai nostri amici telespettatori? Prenotate e venite alle Palme. Se no? No? Se non vengono andiamo a casa loro, li abbussiamo e li portiamo più. Che bello, stasera stiamo nel cuore di Roma, a Trastevere, però cammino qua coi tacchi, sono stanca, mi siedo, mi riposo un po', cerco l'amore e mangio bene perché mi trovo da Cacio e Pepe. Vogliamo entrare dentro? Andiamo a cucinare e a mangiare, venite con me amici, venite! It's a plan that's every good vibes on. Say at the speed of Jiva, oh, you and I go diva. Maybe I'll have to get high to get by. Hey, I got that Jiva Jiva dei locali di Roma, voglio darvi buonasera, sono in compagnia di, li dicono loro il nome, io non lo voglio dire, e Anna Rita e Alberto. Siamo a Cacio e Pepe a Trastevere, nel cuore di Roma, vicolo del 5, ci troviamo nei pressi di Piazza Trilussa. Benvenuti innanzitutto. Dove, no, precisiamo che qua si mangia benissimo, perché ho provato, prima di accendere la telecamera ho iniziato a mangiare, si vede. Posso fare una domanda al cuoco? Sono subito da te, Gioia. Assolutamente sì. Alberto, noi siamo amici d'infanzia, andavamo a scuola insieme. Esattamente. Alberto. Ti preparavo le merendine però. Buonissime. Stasera che cosa hai cucinato? Allora, stasera abbiamo preparato come minestra una pasta e fagioli con i crostini caldi. Come paste i nostri tonnarelli Cacio e Pepe, che sono i migliori, e ridico i migliori di Roma. Annari, io c'ho fame. Rigatoni al sugo di coda alla vaccinara, matriciana, carbonara, fettuccine ai funghi porcini. Mamma mia, posso, dopo riposso mangiare? Possiamo parlare dei nostri dolci, Alberto?
Ecco, ora passiamo ai dolci, poi c'ho ancora fame. Passate con ricotta e Nutella, ricotta e visciole, tiramisù, il tiramisù migliore di Roma, direi. No, mamma mia. Cotta. Prepariamo tutto noi, prodotti stagionali, di qualità, troverete professionalità, cordialità del nostro staff. Diciamo che, se posso permettermi, che chi entra... viene una sera, entra nel ristorante, non trova camerieri, cuoco, tavolo, sedia, trova una famiglia. Un ambiente familiare. Anche diciamo il perché. Anche perché la nostra è una gestione familiare, ci affidiamo chiaramente alla professionalità poi di grandi chef trasteverini, quali Alberto chiaramente, però è la nostra una gestione familiare, al tavolo non troverete mai i musoni, e siamo sempre lì pronti con il sorriso. Da buon siciliana è giusto, è sempre il sorriso. Chiaramente sì. Però ricordiamo anche che qui si possono organizzare eventi privati, feste, compleanni, lauree, sempre prenotare perché c'è il pienone, noi stiamo in un angolino, le persone vanno, vengono, io dopo mangio in braccio a lui. Però ricordiamo il numero di telefono e sono subito da te. 06 89 57 28 53. Vogliamo vedere se il cuoco è preparato? Il sito web. No, no, volevo dirti innanzitutto un'altra cosa. Noi abbiamo preparato la spendi review dei prezzi. Qui si mangia molto bene e si spende molto poco. E poi ricordatelo sempre, da Roma a Roma si mangia un po' bene dappertutto, lo sapete. Qui, meglio. Ma diciamo anche che chi non viene a Cacio e Pepe non può dire che ha visitato Roma. E se i romani non vengono, non possono dire di essere romani doc. Che dire, ha detto tutto lei, per cui... salire tre scalini di Regina Celi per essere romani, adesso bisogna venire a fare un tonnarello cacio e pepe qui da Cacio e Pepe, oppure le penne cacio e pepe, se me le fai dopo me le mangio, va bene, noi salutiamo tutti. Cosa dire, noi siamo qui, aspettiamo solo voi. Ciao, ciao, ciao. Io saluto quello che sta dietro alla telecamera. Ciao cameraman. È arrivato proprio il freddo, amici dei locali di Roma, brrr, come fa freddo! Ci troviamo a Via Politeama 8, al ristorante 08. Fuori piove, ma dentro c'è il sole, sapete perché? C'è il sole di Napoli. Andiamo! Come piove, come fa freddo! Amici dei locali di Roma, buonasera. Voglio presentarvi un mio amico, un mio paesano, che si chiama... Michele. Noi ci troviamo a Trastevere in un ristorante che è anche pizzeria, che si chiama 08. Sì, da Michele, 08 da Michele. 08 da Michele. Michele campano, napoletano. Vero napoletano. Quindi qua la pizza a forno a legna è la vera pizza napoletana. E non solo la pizza, abbiamo tante altre cose, dalla mozzarella... mozzarella di bufala, poi tutto. Diciamo anche che siamo aperti sia a pranzo che a cena. Sì, tutti i giorni per 30 giorni al mese. Non e se il mese è 31? Eppure 31. Ecco, ecco, vedi, i napoletani hanno la passione. Il segnale è quello che siamo aperti tutti i giorni, non chiudiamo mai perché... Ricordiamo l'indirizzo, perché noi ci troviamo in via del Politeama al numero 8. Riferimento, piazza Trilussa in Trastevere.
Vogliamo ricordare anche il numero di telefono, perché c'è un motivo. Essendo che il locale, il ristorante 08, è super affollato, io ho fatto 2 ore di fila per mangiare, bisogna prenotare, è giusto? Il numero è 06 58 09 456. Il numero lo sai a memoria, eh? Ti faccio una domanda. La pizza per eccellenza, che viene richiesta sempre qua? È quella con la bufala e i pomodorini, la classica bufala, perché con la pizza sposa bene con la bufala campana. E il primo piatto? E abbiamo, siamo bravi, oltre i primi tipici romani che li facciamo tutti, abbiamo anche, siamo bravi col pesce, abbiamo gli scialatieri, i paccheri, quei frutti di mare, le guine all'astice, abbiamo del pesce veramente fresco. Ricordiamo anche che qualità e prezzo è ottima, perché qua si mangia bene, si paga poco, c'è il divertimento, ci sono un sacco di eventi, anzi su questo ricordiamo anche che per gli eventi privati, feste, comunioni, lauree, matrimonio, tutto cosa abbiamo, e possono venire a cenare da noi. 08 è pronto. Che cosa vogliamo dire agli amici dei locali di Roma? Che vi aspettiamo quando prima ad assaggiare i nostri piatti. Ricordiamo anche che tutti gli eventi dello 08 sono sia sul nostro sito ufficiale www.localideroma.com e anche sulla pagina ufficiale del locale, che vi diremo la prossima volta. Ciao! Ciao, ciao! Amici dei locali di Roma, buonasera dalla vostra Nancy. Abbiamo passeggiato per Piazza Navona e camminando ci troviamo a Via delle Coppelle 20, da Zafferino. Vogliamo andare a mangiare? Vogliamo andare a cucinare? Venite che vi presento i proprietari. Come on, andiamo, dai! Andiamo! The pebbles you've arranged and the sand they're strange. They speak to me like constellations as we lie. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold, and that you never seem to be in short supply. I'm fooled, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know I've wanted you so long. Why'd you have to drop that on me? Lazy days, gray. Amici dei locali di Roma, buonasera dalla vostra Nancy. Voglio presentarvi un bel ragazzo, poi vi dico chi è. Ragazzo, 40 anni ormai. Non vogliamo sapere l'età, vogliamo sapere il nome. Gilberto. Come? Gilberto. L'età? 40. Di dove? Bene, Roma. Però so che noi stiamo nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. Pink Floyd. Via delle Coppelle numero 20. Ristorante Zafferino. Si mangia solo cucina abruzzese, non solo, anche romana, però in particolar modo quella abruzzese. Perché solo la cucina abruzzese? È un'idea che ci è venuta 8 mesi fa con il mio socio, che è aquilano, e abbiamo deciso di aprire questo ristorante con tutti i prodotti abruzzesi di qualità molto 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 alta. Ricordiamo anche che qui si possono fare eventi, feste private, però tocca prenotare perché il locale è strapieno. Quindi ricordiamo il numero di telefono, che è 06 68 65 617. Oh, è preparato sto ragazzo, è preparato. Il cellulare lo volete? Vabbè, te lo chiedo la prossima puntata, perché poi mi scriveranno sulla pagina ufficiale dei locali di Roma, www.localidroma.com, e te lo dirò. Però sappiamo che c'è anche un sito www.zafferino.it. Il primo che è così preparato, diplomatico. Però guarda, rompiamo un attimo il ghiaccio. Attestati da sommelier. Sommelier? Sommelier?
Allora, dacci un'indicazione, spiegaci qualcosa col vino, io non ne capisco nulla. Allora, a 45 gradi per vedere il colore del vino, quindi non si vede mai, quando fanno così vuol dire che non va bene. Il colore del vino si vede in questo modo, sull'ultima curva del vino. Il movimento che si fa di solito per fare così, oltre per far espirare il vino, è perché si creano degli archetti intorno al vino, che li puoi vedere mettendoli in questo modo, e da lì ti rendi conto della consistenza e della struttura del vino. Dimmi tu, fammi... Saluta i tuoi amici. Un saluto a tutti quanti e vi aspetto per assaggiare le specialità abruzzesi. Thank you.